Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo io Acleto e Mazza Graziella da San Pietro Apostolo. Mazza Graziella è psicoterapeuta strategico motivazionale del gruppo Formazione Prometes, una nostra amica che conosciamo da tanto tempo e che in questo momento particolare e storico ci darà una mano ad affrontare meglio, con dei consigli, il problema che un po' tutti viviamo, che è quello non tanto di passare il tempo a casa, quanto l'aspetto emozionale, psicologico, l'impatto emotivo che tutti noi purtroppo siamo costretti a vivere. Quindi, benvenuta Graziella in trasmissione e siamo proprio tutt'orecchi, come si suol dire, per ascoltare i tuoi consigli e dialogare insieme. Buongiorno a tutti, buon primo giorno di primavera. Cominciamo questo momento storico, momento in cui fiorisce, no? La natura comincia a germogliare, quindi ci auguriamo che la stessa cosa accada per noi e per la nostra mente. Sì, è un momento particolare, Riccardo, momento particolare che stiamo vivendo tutti. In una maniera, diciamo, siamo sovraccarichi. Questa è una cosa che comprende veramente tutti quanti. È un momento veramente particolare che dobbiamo vivere con molta consapevolezza e lucidità. Perché il rischio di deragliare in questo momento è maggiore perché siamo un pochino più fragili. Questo per dei motivi molto, molto importanti. Tu tieni conto che qualsiasi movimento noi facciamo, dall'andare al supermercato, al Facebook, a guardare la TV, tutto ci ricorda che stiamo vivendo attorno e che il problema principale è questo virus. Quindi o per le mascherine, o per i guanti, o per le notizie. Alcune vere, molte fake, e questa cosa che cosa fa? Ci rimbomba dentro, sia dentro dal punto di vista cognitivo, quindi dentro la nostra mente, che poi di conseguenza dentro il nostro corpo, e quindi il nostro corpo reagisce. E senti Graziella, è bellissimo quello che dici, tant'è che è difficile approcciarsi, è difficile cambiare i propri stili di vita, perché io stesso ho difficoltà alle volte tanto ripeto, a passare il tempo, a cambiare i miei stili di vita, anche nel vedere gli amici, nell'andare a fare due passi liberamente, nell'andare nei centri di aggregazione. Semplicemente anche un bar, a prendere un caffè dove si scambiavano due parole, si può andare in gruppo, ad esempio io facevo le escursioni in montagna, ma non si può nemmeno andare in mare a fare due passi insieme. È una limitazione sicuramente necessaria in questo momento, però dobbiamo farlo. E allora io quello che ti chiedo, come possiamo affrontarlo in maniera razionale, qualcosa che invece razionale non è? Sì, di fatto qual è la difficoltà principale? In questo momento la difficoltà è che noi viviamo in allarme, viviamo un allarme che si riflette sul nostro stato psichico e anche sulla nostra fisiologia. È come se noi dovessimo, è come se il nostro corpo è stato in questo periodo programmato per scappare da qualche parte, per nascondersi, per fuggire o per immobilizzarsi. È proprio la paura, è proprio l'emozione che contraddistingue questo periodo storico. Perciò è facile che con tutta questa serie di limitazioni il nostro corpo reagisca come è stato chiamato in questo momento a reagire, con estremo allarmismo. E quindi è vero che noi non ci possiamo avvicinare più di un metro, ed è anche vero che se andassimo al di sotto di un metro, il nostro corpo in questo momento e la nostra mente vengono programmati ad allarmarsi, cioè a spaventarsi. Quindi noi immaginiamo come
questi ormoni dello stress siano in questo momento caricati veramente a molla, e quindi noi non possiamo farne a meno sostanzialmente. Tu pensa che io credo possiamo benissimo dire il 90%, se non di più, delle notizie è dedicato a questo tema. Ok, quindi metti che questo facciamo il contrario, facciamo che questo tema fosse per un momento il mare. Se fosse il mare, per il 90% delle notizie noi avremmo fisiologicamente la voglia di andare al mare, il nostro corpo si predisporrebbe al relax, al sole, alle passeggiate, eccetera. Quindi mentalmente, perché la nostra mente vive di immagini, si predisporrebbe a questa condizione. Se al contrario in questo momento noi stiamo vivendo secondo questi altri criteri di chiusure e di restrizioni, la nostra mente si prepara in quest'altra maniera, quindi ad affrontare tutti questi allarmismi. Quindi fai conto che non è semplice, considerato che da una parte della bilancia c'è il peso in questo momento di questo pensiero, che possiamo dire un pensiero negativo evidentemente, perché è un pensiero di morte, anche se in realtà non mi sento, posso non sentirmi principalmente toccata, cognitivamente toccata dal concetto morte, è la nostra fisiologia che l'avverte come tale. E quindi un emerito studioso, medico pneumologo, si chiama il dottor Oliviero, l'ho ascoltato grazie alla mia collega che mi ha passato questo video, dice proprio questo: in questo momento storico, allora, il nostro corpo ha un organo bersaglio. L'organo bersaglio del nostro corpo sono i polmoni, perché noi li citiamo spessissimo, perciò siamo più fragili da questo punto di vista. Quindi dobbiamo controbilanciare come dici tu, se noi non possiamo andare al bar, non possiamo farci la passeggiata, come possiamo fare? Beh, dobbiamo reinventarci. Anche questo non è semplice, e in questo noi dobbiamo creare la catena giusta, dobbiamo creare l'egregora giusta, cioè il pensiero positivo giusto. Ti faccio un esempio: tu mi conosci e sai quanto poi il concetto di motivazionale mi appartenga non tanto nella professione ma proprio nella vita. Per esempio, ieri io ho la fortuna di avere una vicina di casa, Giada, che fa zumba con me. E ho anche mia figlia che fa zumba con me. Bene, noi ci siamo preparati questo balletto grazie alla nostra teacher, che ci ha fatto il balletto da casa, ce lo siamo preparato, e sul balcone, quindi Giada sul suo balcone e noi sul nostro balcone, abbiamo fatto il balletto, l'abbiamo registrato. Sembrerà una cosa banale. Alcuni potrebbero dire: ma come fai in questo momento, quando si parla di morte, tu a ballare o ad ascoltare musica o a dire andrà tutto bene? Andrà tutto bene, che poi per noi, vero Riccardo, l'abbiamo sentito qualche anno fa, perché quando con lo yoga della risata, andrà tutto bene è una dei mantra più utilizzati, è una spinta, come se il pensiero dicendo andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene, si predispone al bene. Certo. E dato che la mente è complessissima e al tempo stesso però è capace di rispondere ai nostri comandi, perciò le buone parole in questo momento, le buone parole vissute anche in un certo modo, cioè non è che puoi dire sì, andrà tutto bene, col cavolo che andrà tutto bene, questa cosa la nostra fisiologia l'accetta come negativa. La parola bene non è che in sé è una parola come le altre, è come la vivi, è come la dici, è come la senti. Perciò preparare il colore dell'arcobaleno vuol dire colorare. Il colore
Noi lo sappiamo, è terapeutico, perciò dare colore a una tela bianca, a un cartoncino in quel momento è curativo, è terapeutico. Spesso, allora noi dobbiamo sganciarci da quello che è la terapia classica, quindi quando si viene a studio da me, io faccio la psicoterapia. Ai miei clienti, alle persone con cui condivido la loro evoluzione, io dico sempre questo: adesso da qui in poi ci saranno delle cose, accadranno delle cose che saranno indipendenti dalla terapia e si chiamano proprio così, sono indipendenti, accadono. Allora fai in modo che accadano, sono piccole cose. Ecco perché nel mio decalogo in questi giorni io ho suggerito delle semplicissime cose che ci possono far star bene e che possono far star bene la nostra fisiologia. Vogliamo parlare di questo decalogo? Parliamo di questo decalogo. Il decalogo è veramente semplicissimo. Io ho cominciato e ho ricevuto grasse risate con lavati. Cioè, chi rimane a casa spesso corre il rischio di rimanere in pigiama per gran parte della giornata, perché è come se non dovessi far nulla. Ma se tu vaghi, il tempo passa lo stesso. Allora fallo passare in maniera strutturata, cioè struttura le tue giornate. Quindi lavati, fare una doccia, lavare i capelli, mettere una crema profumata è importantissimo. Per esempio, utilizzare dei vestiti colorati. Io ho i buffetti addosso e ho sempre come se dovessi andare da qualche parte, no? Cioè sono sempre vestiti in maniera dignitosa, quindi vestiti in maniera dignitosa. 3, apri le finestre, lascia passare l'aria fresca, perché un ambiente che poi si riscalda anche, quindi è riscaldato perché siamo a marzo, è un ambiente saturo, è molto importante. Poi ci sono i cellulari, le TV, i computer che rilasciano un sacco di materia, diciamo, inquinante. Quindi fai passare aria. Il nostro corpo e la nostra mente si nutre di aria e di acqua, perciò bevi, portati dietro dell'acqua, tisane, portatele dietro come se fossero, non lo so, parte di te, e vedrai che il tuo corpo, quando vede la bottiglia d'acqua, sentirà la necessità di bere. Un corpo che beve, un corpo che respira, è un corpo vivo. Sì. E poi attenzione a ciò che mangi, perché il frigorifero, i cassetti pieni di dolci sono a portata di mano. Non è questione di ingrassare, non è il problema poi fondamentale di ingrassare o dimagrire, ma è proprio il come stai. Un fegato sovraccarico è un fegato che è un corpo che poi ha bisogno più di dormire, cioè è come se lo appesantissi, e quindi si appesantisse il corpo, si appesantisce la mente e non hai voglia di far nulla. Quindi attenzione a quello che mangi. Io ho proprio suggerito di prendere i pacchettini dei dolci e di consegnarli ai vicini di casa e dire loro: guarda, conservameli, perché poi me li vengo a prendere quando questo momento si sarà concluso, perché anche questo è importante. E poi stai attenta alla TV e stai attenta a cosa ti arriva, ai messaggi che ti arrivano su Facebook, sui gruppi. Perché, e questo in molti mi hanno chiamata per questo, mia madre è chiusa in casa con la televisione accesa, poi mi chiama, si preoccupa, ha paura di tutto quello che sta accadendo, eppure queste persone hanno vissuto la guerra, no? Le nostre persone anziane hanno vissuto la guerra, noi siamo figli e siamo nipoti di chi la guerra l'ha vissuta veramente, la fame. E adesso sono terrorizzati dalle notizie.
Allora io chiedo loro di spingere spingersi e spingere queste persone a mettere la musica o la signora Fletcher o Don Matteo o le varie trasmissioni di cucina, cose molto leggere, leggere. Perché anche quando noi non guardiamo la TV, la ascoltiamo, cioè noi andiamo in trance e queste notizie negative in trance, cioè in trance vuol dire che noi pensiamo ad altro e intanto le parole però ci arrivano a livello dello stomaco, queste si moltiplicano, si moltiplicano, si moltiplicano. Sì. Quindi stiamo molto attenti e molto attenti anche a quello che fanno i nostri figli o i nostri, le persone piccole che noi abbiamo nei dintorni e che stanno anche non solo a casa nostra ma in un'altra casa. Stiamo attenti perché questo risulta essere, come ti dicevo prima, pericoloso per la nostra fisiologia, perché stiamo lì a insistere. Noi le conosciamo le regole oramai, Riccardo. Tutti noi conosciamo quali sono le regole. Sappiamo di doverle seguire. Non è necessario che queste regole noi le investiamo di ulteriore negatività. Ecco perché andrà tutto bene. Ma la gente muore. Sì, sì. E quindi che facciamo? Che facciamo? Cosa ci trasferiamo l'un l'altro? E poi ridere, ridere, cioè sorridere, trovare il momento, dicevo, ascolta della buona musica, guarda i programmi che fanno ridere, guarda i film divertenti, quindi anche se non hai voglia di ridere spontaneamente, però cercateli i film, le commedie italiane, americane, Sali e Olio, quello che ti piace, Totò, rispondere, quando Spencer e Terence Hill, rispondere, rispondere, perché queste sono mettono leggerezza e fanno in modo di avere cura di te, cioè di se stessi, e poi di conseguenza di tutte le persone che ti stanno a fianco, perché tu hai un dovere. Il dovere è quello di vivere bene per te stesso e trasmettere una buona energia a chi ti sta a fianco, perché se no che cosa combiniamo noi? Niente. Combiniamo niente. Ma guarda, io prendo la palla al balzo per quello che hai appena detto. Io l'ho vissuta precedentemente questa, diciamo, vicenda, e posso dirti che circondo di persone che mi hanno anche tirato sul morale, persone che mi hanno fatto ridere, persone che mi hanno cercato di dare delle soluzioni, anche una rimossa a quello che era il mio periodo interiore di negatività o di problema, anche quando non volevo ridere. Perché tu parlavi prima dello yoga della risata. Lo yoga della risata, chi ha seguito lo yoga della risata sa che alle volte anche una risata forzata che tu fai per spingere il tuo corpo a ridere, anche se tu avresti bisogno di piangere, ed è forse una delle terapie migliori, quindi cercare di dare forza all'altro, verso te stessi, cercare di, non dico di parlare di argomenti futili, però di argomenti che ci facciano pensare un po' di meno alla situazione che stiamo tutti vivendo, perché la stiamo vivendo tutti la medesima situazione. Sì. Io ripeto, sono fortunato perché sto in campagna. Vivo in campagna, quindi ho la possibilità di uscire da casa, dalla porta, e trovarmi in zona verde, senza, nella mia proprietà, senza bisogno di dover fare chilometri o metri. Altri non hanno questa possibilità e tutti vanno sul balcone, magari con la vicina di casa, fanno attività sportiva. Io ieri vedevo un amico che su Facebook riprendeva in streaming un altro vicino che cantava, faceva il karaoke, e queste piccole cose ti danno energia, ti danno forza e ti fanno sperare che questo periodo passerà e ci ricorderemo di questo sacrificio che abbiamo fatto. E penso che sia giusto quello che stai facendo, i consigli che stai
aspettando. Senti, Graziella, io volevo parlare anche di un'altra iniziativa che tu mi hai segnalato, che è molto bella, che si chiama Sosteniamoci, utilizza la nostra banca delle ore, cerca gratuitamente il professionista di cui hai bisogno su www.formazioneprofete.it, poi faremo passare in sovraimpressione la locandina. Si tratta di psicologi, agonisti, insegnanti, educatori, fisioterapisti, operatori del benessere, commercialisti, avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro, elettricisti, idraulici, fabbri, pochi e tanti altri che si mettono a disposizione gratuitamente per gli altri. Adesso ti lancio una provocazione: ognuno di noi potrebbe lanciare la sua competenza, anche la sua competenza sciocca, quella di raccontare barzellette, raccontare il fatto che gli ha avuto una storia positiva, magari che gli ha assunta. Sarebbe bello ascoltare anche le ripete degli altri per farle nostre e dire che siamo vicini malgrado le distanze. Sì, assolutamente sì. Infatti, a proposito di quello, questo è un progetto in costruzione. Penso l'abbiamo creato insieme ad Antonio Molinaro, al commercialista olistico, in 20 ore. E mentre rispetto a quello che dicevi tu, io pensavo, sai che sarebbe interessante, quindi è probabile che faremo proprio quello che dici tu, sarebbe interessante coinvolgere anche i ragazzi. Per esempio, se c'è, noi abbiamo un amico, un amichetto che sa suonare, canta e suona il pianoforte, il basso, ecco, perché no, potrebbe magari essere disponibile via Skype a fare una lezione gratuita rispetto a questa cosa. Certo, mia figlia cucina, ama la cucina, quindi potrebbe offrire la sua competenza. Sì, cioè l'idea che nasce così come la vedi ed è già abbastanza rivoluzionaria, perché i professionisti sono veramente tutti, ecco perché noi diciamo l'elettricista, l'idraulico, il fabbro, tutti e siamo coinvolti dalla Sicilia a su Bologna e altre città. Ci sono tantissimi professionisti che hanno aderito a questa iniziativa. Che cos'è questa iniziativa? Innanzitutto è un'iniziativa etica. E faccio un passo un attimo indietro rispetto a quello che dicevamo prima. Io, per esempio, in questo momento storico, tu hai allora la fortuna di abitare in campagna, mi dicevi, e poi di aver conosciuto la tua comunità in questo tuo periodo di stasi. E per me, per esempio, che sono una persona molto veloce, ho difficoltà proprio a relazionarmi con i vicini di casa. In questo periodo, in questo momento storico, che cosa è successo? È successo che noi abbiamo un legame molto più profondo con i miei vicini di casa. Tu pensa, la settimana scorsa, arrivato a un certo punto, si è aperto il cofano di Gianluca, un professionista che ha una pizzeria, ristorante a Colossi, mi ha aperto il cofano e ha tirato fuori pane di grano duro, caldo e fresco per tutti i vicini di casa. E lo vedevo, io ho fatto anche poi la foto, lo distribuiva con una leggerezza, anche un pochino di timidezza ai vari vicini. Che cosa voglio dire? Voglio dire che questo progetto, che è SOS Teniamoci, cioè Sosteniamoci, crea una banca delle ore. Noi spesso la banca l'avviciniamo al denaro, alla moneta. In realtà noi ci stiamo accorgendo in questo momento storico che la banca, il nostro tesoro vero, è il tempo. Il tempo che ha questa capacità di scorrere velocemente come un soffio,
e al tempo stesso di fermarsi. Quindi ancora più in questo momento storico noi stiamo vivendo il concetto della relatività del tempo, come Einstein diceva. Tutto una settimana è lunga e corta allo stesso momento. Ci stai dentro alla settimana e dici ma non passa mai. Arriva domenica e ti dici ma scusa dove è andata la settimana? Cioè nello stesso tempo tu non hai la percezione. Allora, l'ora al giorno della tua professione, quindi per te come scrittore o per Giorgio come musicista o per me come psicologo, è un dono. Questo dono non è un'ora, non è un'ora. Un'ora, non sono 60 minuti, è molto, molto, molto di più dal punto di vista della vicinanza. Quindi rendersi disponibili in questo progetto in realtà è dire io ci sono. Come essere umano prima di tutto, come professionista, perché io devo curare il concetto che sono un professionista che si dovrà rimettere in movimento, perché noi siamo fermi anche dal punto di vista professionale, alcuni di più, alcuni di meno. Quindi stare sul pezzo, sentire il ritmo che scorre dentro le nostre vene e come il cuore batte e fa pulsare le nostre vene e quindi come i nostri polmoni respirano e la nostra mente ha bisogno di nutrirsi anche di queste opere e di questi progetti in cui dici sì io ci voglio essere, che bello, mettiamoci tutti insieme, ci infiliamo in un calderone che è un calderone positivo del aiutiamoci, magari che ne so, mi serve, ci sono due chef in questo progetto. Franco che vive, il signor Franco che vive ad Acquappesa, Andrea che ha il ristorante qui a San Pietro, che offrono cosa? Offrono la loro esperienza, come dicevi tu, no? Non so fare il pesce, chiamo il signor Franco, chiamo Andrea, vediamo un attimo che cosa mi dice. In realtà tu stai creando una relazione, rapporti, nuove amicizie, nuovi legami e tutto questo è positivo. Ecco perché sicuramente il progetto non è semplicissimo, però ci stiamo accorgendo che è possibile se tu lo fai con leggerezza. Sì. Cioè con la leggerezza che richiede questo periodo, questo momento richiede leggerezza. È vero, è vero. Graziella, guarda, io concluderei questa prima parte della trasmissione proprio così, perché il fatto di SOS sosteniamoci, perché poi è scritto proprio SO sosteniamoci, è un modo per affrontare probabilmente questo periodo. Se ci si sostiene a vicenda, se ognuno dà all'altro la propria esperienza, competenza, si creano quei legami che dicevi tu, inaspettati, che ci possono far capire meglio, ci possono fare soprattutto uscire da questa letargia nella quale ci siamo ritrovati. Niente, io ti ringrazio del tempo che tu in questo momento hai dedicato non solo a Libri TV, ma a tutti quelli che ci ascolteranno, quelli che ci ascoltano. Faremo altre trasmissioni del genere, anche perché è utile avere un dialogo con una psicoterapeuta. Poi tu, lo dicevamo prima, sei una psicoterapeuta strategico motivazionale del gruppo Formazione Prometheus, quindi chi meglio di te può darci dei consigli o anche delle dritte su come comportarci con noi stessi nel rapporto con gli altri. Quindi io ripeto, ti ringrazio tanto di questo tempo che tu oggi ci hai donato, veramente gratuitamente, e davvero io ti aspetto nuovamente in trasmissione per un'altra chiacchierata, perché questa è stata alla fine una chiacchierata, e grazie ancora insomma di esserci, di essere presente malgrado la distanza. Ripeto, San Pietro Apostolo.
vero. Io ringrazio te perché l'invito che mi hai fatto è stato veramente un invito gioioso. Io l'ho accolto con tanta gioia, quindi grazie, grazie, grazie a te, grazie a quello che fai, che fate con le vostre iniziative, con le tue iniziative, perché donate ricchezza. È veramente infinitamente grazie, tu lo sai che questo io te lo dico ogni volta che posso, e andrà tutto bene, Riccardo, andrà tutto bene. Ne sono convinto, andrà tutto bene. Cerchiamo di crederci, cerchiamo di stare vicini malgrado le distanze. Allora, grazie, ripeto, a Marza Graziella, psicoterapeuta strategico motivazionale del gruppo Formazione Prometheus in questo momento a San Pietro Apostolo. Riccardo Cristiano, Liberi TV Cleto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Un abbraccio a tutti, stiamo in casa, ma stiamo vicini. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Riccardo, ciao.